Siamo in collegamento con l'Uganda e ci sono per noi lì in Uganda la presidente di Afron, Titti Andriani, e la giornalista Guarda, lui con dell'agenzia Dire, l'Italia. Silvia Mari. Buongiorno innanzitutto a voi che siete lì inviate e voglio subito iniziare col chiedere alla presidente di Afron, Titti Andriani, perché siete lì in Uganda e soprattutto cos'è Afron? Allora, Afron è un'associazione non profit nata nel 2010 da un team di medici specialisti in oncologia dell'Istituto dei Tumori Regina Elena di Roma. L'associazione è nata allo scopo di combattere i tumori in Africa, nei paesi africani. E nel 2008 siamo venuti a conoscenza di un allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci faceva scoprire che il cancro colpisce anche nei paesi africani. Per questo motivo, essendo tutti oncologi, abbiamo deciso di creare questa associazione e di dedicarla proprio alla prevenzione e alla cura dei tumori, in particolare nelle donne e nei bambini africani. Ecco, quindi hai parlato di prevenzione, quanto è importante la prevenzione in quei paesi, in un paese come l'Africa, dove magari una donna non sa neanche che cos'è una visita, non sa cos'è un controllo, un check-up, e quindi basterebbe una visita probabilmente per salvarsi, giusto? Certo, assolutamente. Noi ci occupiamo di prevenzione, soprattutto nella prevenzione includiamo anche l'informazione, perché quando siamo arrivati in Uganda 10 anni fa di cancro si parlava poco, la malattia era coperta da stigma, da miscredenze, quindi c'era la convinzione che il cancro fosse una maledizione divina e quindi le donne si avvicinavano poco agli ospedali per paura di essere poi abbandonate e rigettate dalla società. E quello che abbiamo fatto in questi 10 anni è stato proprio organizzare diverse campagne di sensibilizzazione per far capire che il cancro è una malattia molto pericolosa, ma se diagnosticata per tempo ci si può salvare. E parallelamente offrire anche uno screening ginecologico e senologico gratuito, in modo che così le donne possono venire, avere una visita medica che per loro è veramente un'opportunità. Gran parte delle donne non ha mai ricevuto una visita medica, parliamo soprattutto delle aree rurali. In Uganda solo il 4% della popolazione femminile ha ricevuto uno screening ginecologico nella propria vita. Quindi siamo qui in questa settimana proprio per offrire pap test e visita al seno alle donne del nord Uganda e ci aspettiamo di avere 1 migliaio di donne a partire dalle 330 che sono state registrate fino ad oggi, fino adesso anzi. Io so che voi siete presenti lì in Uganda almeno 4 volte all'anno, allora vi chiedo conferma naturalmente di questo e soprattutto la reazione del popolo e soprattutto delle donne ugandesi, qual è? Lo chiedo un po' ad entrambe. Per quanto riguarda la reazione delle donne ugandesi, anche che abbiamo questa mattina incontrato prima delle visite, in realtà sono persone che raccolgono subito un'opportunità di questo tipo. Le ho trovate anche nelle interviste che ho fatto estremamente consapevoli dell'importanza della prevenzione. Quindi i servizi che Afron porta qui registrano subito un'accoglienza da parte della popolazione davvero di grande entusiasmo. E credo, e Titti insomma può convenire con me, che questo sia anche una buona pratica che portiamo noi in Italia. Non siamo solo noi qui a portare qualcosa, portiamo anche qualcosa a casa per le donne italiane che spesso invece fanno fatica a fare prevenzione. È così, no, Titti? Assolutamente sì, anzi, mi viene in mente una domanda che Silvia ha fatto a una donna, essendo qui da stamattina alle 7 e non essendo ancora stata visitata, siamo andate da lei per chiedere se stava bene e ci ha ringraziato per l'opportunità. Ecco, insomma, anziché così essere un po' seccata per tutte queste ore di attesa, senza mangiare, sotto al sole, ci ha ringraziato perché ha visto questa grande opportunità che le abbiamo offerto. Quindi ci pare di capire che le reazioni sono assolutamente positive quando appunto siete lì in loco. Allora, vi chiedo come funziona, come si svolge una giornata tipo lì in Uganda? La campagna, che appunto è partita ufficialmente oggi con una cerimonia d'apertura, ha una prima fase in cui le persone vengono organizzate, vengono munite di una scheda identificativa, di un vetrino che le accompagnerà durante la visita ginecologica.
e che in caso di esito positivo sarà trasmessa al laboratorio e eventualmente candidata al trattamento. Se sentite un po' di voci di sottofondo è perché qui durante questa campagna di screening, ecco, è chiesto una giornata tipo, molte scuole che sono coinvolte nel progetto AFRAN portano qui le loro rappresentazioni teatrali per parlare di prevenzione del cancro e intrattenere le persone che sono qui da stamattina alle 7, spesso con bambini piccoli al seguito. Quindi è un'atmosfera che è davvero molto difficile quasi da spiegare e speriamo di riuscirci ora con questa intervista e negli articoli che faremo per Dire Donne. Un'atmosfera davvero particolare. Con AFRAN avete avuto già tantissimo successo, ma guardando al futuro, appunto con un occhio al futuro, quali sono i progetti immediati e comunque futuri? Noi siamo qui adesso alla Choro Hospital nel Nord Uganda, abbiamo una partnership in corso con questo ospedale che durerà anche negli anni futuri, che riguarderà sia la prevenzione e lo screening nei tumori femminili che anche verso i tumori infantili, in particolare un tipo di tumore che si chiama linfoma di Burkitt, che è il tumore più diffuso nei bambini ugandesi. Quindi saremo qui di nuovo l'anno prossimo con altre due campagne di prevenzione riservate appunto a donne e bambini. E abbiamo una a lungo termine, quindi speriamo di essere sempre qui presente nei progetti sia medico-sanitari che anche nei progetti delle scuole di cui parlava Silvia, perché anche sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie è importante, perché così hanno modo di conoscere il cancro e di difendersi e di portare queste conoscenze anche alle loro comunità. Con i vostri interventi state salvando veramente tantissime donne e bambini, quindi quante pensate ancora di salvarne? Allora, considera che per quanto riguarda questo linfoma di Burkitt, la sopravvivenza nel mondo occidentale si aggira intorno al 90%, in Uganda è solo del 30%. Questo perché? Perché non essendo ancora nota la malattia, le donne anziché portare i bambini in ospedale li tengono a casa, poi questa malattia dà come segno, come sintomo un rigonfiamento del volto, le mamme pensano che sia un ascesso, un mal di denti e quindi ritardano l'arrivo del bambino in ospedale, quando arriva ovviamente è a uno stadio troppo avanzato e quindi fatale. E per quanto riguarda i tumori femminili, il cancro della cervice uterina al momento ha una mortalità dell'80%, questo vuol dire che su 10 donne che si ammalano di cancro, 8 muoiono. Questo è sempre dovuto a un ritardo nella diagnosi, attraverso il nostro operato cerchiamo di ridurre questa mortalità, è un risultato che vedremo probabilmente negli anni futuri, non nell'immediato. Quello che abbiamo visto invece è che siamo riusciti a sensibilizzare sui tumori 800.000 donne in questi 9 anni di lavoro ed è per noi un traguardo ottimo, abbiamo offerto screening a 16.173 donne, più ci saranno, vi faremo sapere il risultato finale anche di questa campagna di screening, ci aspettiamo sicuramente un altro migliaio di donne. Quindi sicuramente è un gran successo, perché comunque i vostri interventi sono davvero incisivi e AFRAN sta facendo moltissimo e farà ancora tantissimo in futuro. Io vi saluto, saluto la presidente di AFRAN Titti Andriani e la giornalista Silvia Mari che è lì per l'agenzia Dire. A presto e soprattutto buon lavoro in Uganda.